Sì, oggi è il momento. Rinizio Disney Dreamlight Valley. L'ho già resettato, se avete visto lo short che ho pubblicato più o meno recentemente sul canale saprete che sì, l'ho fatto. O meglio, in realtà non si vedeva nello short, però effettivamente non era soltanto una prova, non era soltanto un modo per farvi vedere come fare, ma effettivamente poi l'ho messa in pratica quella cosa. Ho resettato tutto quanto, perché voi direte? Beh, perché mi era tornata voglia di giocarci, ok, e quindi chi se ne frega. Sì, non volevo però ripartire, riprendere da dove avevo lasciato mesi e mesi fa, perché insomma mi sono un po' dimenticato tutto, sì, ho magari alcune meccaniche di gioco, ma soprattutto anche la storiella che c'è dietro. Seppur leggere tutto quanto, preferivo ricominciare e ripartire, anche perché sono su una nuova piattaforma, ovvero su PC, come vedete. Il gioco qua gira senz'altro meglio, è più veloce, la grafica è migliore, e avrete anche la possibilità di vedere proprio i video in 2K. Il 5 dicembre, sì, intanto sono andato avanti perché sennò partiva il filmato in loop, il 5 di dicembre il gioco uscirà ufficialmente dalla versione accesso anticipato e arriverà quindi in versione completa. Sappiate che hanno fatto retrofront sul fatto del free to play, quindi non ci sarà il free to play. Se volete giocare a questo gioco, se vorrete farlo, insomma, andrà necessariamente, obbligatoriamente acquistato. Volendo c'è anche la versione fisica, se qualcuno è interessato vi lascio il link qua sotto nella descrizione. Ovviamente ogni acquisto fatto tramite questi link supporta il canale a costo zero, ma soprattutto ricordatevi un like e un commento a questo video. È importantissimo, soprattutto se volete vedere altri contenuti, perché per il momento mi è tornata la voglia, però sta anche a voi, insomma, farla rimanere questa voglia in realtà, perché se il video poi piacerà, andrà bene, potrei decidere di continuare. Non so dove riuscirò ad arrivare naturalmente il 5, entro il 5 di settembre. Perché dico questo? Perché il 5 uscirà anche il DLC. DLC, tra l'altro, a pagamento. Vedremo come andranno le prossime settimane, i prossimi giorni. Allora, ripartiamo quindi da zero e creiamo il personaggio. Penso che lo farò praticamente simile a quello che avevo già fatto in passato, ma vediamo, magari c'è anche qualche nuova personalizzazione. Non ne ho idea, sinceramente. Molto standard, questa tipo è Elsa, chiaramente. Andiamo qui, ok, poi personalizzeremo dopo. Importa avatar? Ah sì, ok, perché su PC è possibile creare l'avatar a parte con un'altra applicazione, ma no. Pronto. E qua inizio un attimino a sistemare. Faccio naturalmente un taglio così non vi annoio troppo e ci rivediamo tra pochissimo. Eccomi qua, ho finito. Beh, creo sempre personaggi bellocci. Non mi somiglia molto, ma fa niente. A parte gli occhi che volevo cambiare, in realtà no. Non mi va bene il colore azzurro, li voglio verdi. Ok. Ora possiamo andare, adesso mi assomiglia di più. Andiamo. Ah, inserisci il nome, ok, beh, Shadow. Nome direi molto molto originale. Let's go! Mi sono scordato di spostare la tastiera. Ok. La nostra storia inizia dalla fine, quando decidi che è ora di lasciarti la città alle spalle. Hai voglia di una pausa dalle responsabilità della vita e raggiungi un luogo familiare. Una passeggiata lungo un sentiero nei paraggi ti porta in un luogo in cui, durante l'infanzia, credevi che la vita fosse semplice e che, con un tocco di fantasia, tutti i tuoi sogni si sarebbero avverati. Dopo aver trovato il posto perfetto per riposarti, inizi a ricordare questi sogni perduti da tempo e poi ti addormenti. Sono sincero, questo filmato introduttivo non me lo ricordavo proprio. Forse c'era, O forse è stato aggiunto? Non lo so, fatemelo sapere voi in un commento, non mi va di vedere il mio vecchio video. Ve l'ho detto che non mi ricordo più nulla. C'è un altro filmato, però. O forse no. Ah, giusto. Mm-hmm.
cosa vedo? I miei occhiali sono forse stregati o sei proprio reale? Certo che sono reale, non so, tu lo sei? Che razza di domanda è? Non so, tu lo sei? È una domanda piuttosto esistenziale, dovrò rifletterci più avanti. Temo che dovrai scusarmi, non vedevo da nessuno da secoli. Benvenuto nella Dreamlight Valley, mio caro. La Dreamlight Valley? Questo posto è... stranamente bello, un po' inquietante, terribilmente misterioso. Misterioso. Sento che potrei esplorare questo posto all'infinito senza scoprire tutti i segreti. Assai curioso. Sì, la valle è piena di misteri. C'è stato un tempo però in cui era piena anche di magia e meraviglia. Oh, ma non mi sono ancora presentato. Ti chiederai senz'altro chi io sia. Beh, sei Merlino. Sei una specie di mago, sei un vecchietto molto strano. È strano, mi sembra quasi di conoscerti. Sei un mago grande e potente, giusto? Beh, sì, ma non un mago qualsiasi. Sono un indovino, un chiaroveggente. Ho il potere di vedere nel futuro. Sono anche piuttosto versato nell'alchimia e la prestidigitazione. Sì. Ora che questo è stato chiarito, c'è il piccolo dettaglio di chi sia tu. Io? Io sono Shadow. Shadow, beh, è l'unico modo per raggiungere la Dreamlight Valley e passare attraverso i sogni. Quindi anche tu devi possedere una grande magia. Altrimenti come potresti essere qui? Magico io? Ah, niente affatto. Non so come sono arrivato qui. Sì, grande magia. Ok. In fatto di magia posso distinguere una abracadabra da una alakazam. Oh, credo che scoprirai che spesso è la magia a sceglierci e raramente sceglie in modo sventato. In effetti sono quasi certo che tu sia la persona che stavamo aspettando. Tu salverai la Dreamlight Valley. Come posso rendermi utile? Cosa ci guadagno? Salvarla? Da cosa? Una domanda sensata. Dopotutto un problema non può essere risolto se non lo si comprende. Se dobbiamo riportare la valle al suo splendore, è un luogo pieno di magia, meraviglia e amicizia, dobbiamo fermare l'oblio una volta per tutte. Per chi c'era su Sparks of Hope, per me l'oblio è lo scutiferio. Magari farò confusione nella serie, vabbè. Dobbiamo... mi dispiace, non riesco a ricordare di cosa stessimo parlando. L'oblio? Ah, sì, l'oblio. Dovrei scusarmi, ma ora puoi capire da dove prende il nome. Bene, ascolta con attenzione e ti racconterò la storia prima di dimenticarla di nuovo. Un tempo la Dreamlight Valley era un luogo gioioso, pieno di persone felici. La vita era fiorente qui, grazie alla magia del nostro sovrano. Le nostre memorie svanirono, la valle diventò l'ombra di se stessa. Fino a quando il sovrano sparì e la dimenticanza iniziò. Noi abbiamo cercato di salvare la memoria della vita che fu. E visto che posso vedere nel futuro, sapevo che un giorno qualcuno sarebbe arrivato per aiutare a restaurare la valle. Dimmi di più sull'oblio. Naturalmente, i dialoghi ve li lascio per intero, eh. Probabilmente questi primi video slash episodi saranno un pochettino più lineari rispetto a come poi li voglio fare progressivamente, insomma, andando avanti. Ma per il momento abbiate pazienza, anche perché è il suo bello, no? Che disastro! Sì, vediamo. Beh, quando il nostro sovrano se n'è andato, il cielo si è oscurato. Poi quelle orribili spine della notte hanno infestato il villaggio, diffondendosi ovunque come un brutto pensiero. Più spine della notte apparivano, più i nostri ricordi si annebbiavano. Accipicchia, a volte non riesco a ricordare i volti di tutti gli amici che ho perso o i nomi di tutti gli incantesimi che ho dimenticato. Forse se ci sbarazziamo delle spine della notte, i tuoi ricordi torneranno. Sbarazzarsi delle spine della notte è un'idea interessante. Dimmi di più sul sovrano scomparso. Davvero sfortunato. Beh, tutta la magia, la meraviglia e l'amicizia in questa valle provenivano dal nostro sovrano. Vegliava sul villaggio e ci teneva al sicuro dalla magia oscura. Un giorno però ha iniziato a comportarsi in modo diverso, anche se ora lo ricordo a malapena. Poi il nostro sovrano è semplicemente puff, il puff l'ho aggiunto io, scomparso. Sono passati anni, credo. Ho perso traccia del tempo trascorso a causa dell'oblio. Il vostro sovrano ha preso e se n'è andato? Non sembra un grande sovrano, deve esserci stata una ragione. Forse il vostro sovrano ha dovuto andare via. È dovuto andare via, vabbè.
Oh, il nostro sovrano era buono e molto nobile. Deve esserci stata una buona ragione se è andato via, anche se non ricordo quale. Aiutiamo? Ovviamente. Beh, c'è un solo modo per essere assolutamente certi che tu sia la persona destinata a salvare la Dreamlight Valley dall'oblio. Sarà una piccola prova della tua magia. Vedi, dall'arrivo dell'oblio sono rimasto perplesso riguardo a una casa bloccata dalle spine della notte. Quella lì dietro? Vieni, indagheremo insieme. Let's go. Ok, naturalmente dovrò prendere un po' di dimestichezza con i comandi, quindi abbiate pietà di me se ci metterò un po' di più all'inizio, ma ok, WASD per muovere il mouse naturalmente, e pulsante sinistro il mouse utilizza E per interagire con l'ambiente circostante. Ok. Chiaro. Pulsante sinistro del mouse, come? Che in realtà non c'è la... Vabbè, E sicuramente andrà bene. Allora, prova a entrare nella casa. Al diavolo! Ho consultato i miei appunti e ho scoperto che le spine della notte hanno iniziato a infestare la Dreamlight Valley poco dopo che il nostro sovrano è scomparso. Allora, guarda qui. Nessuno può rimuovere quelle orribili cose, nemmeno io. Solo chi saprà controllare la magia della Dreamlight potrà riuscirci. Sono sicuro che quel qualcuno sei tu, Shadow. Certo, altrimenti perché sarei qui? Ma io sono solo una persona normale. Come faccio a rimuoverle? Esatto. Può darsi, ma ho visto persone apparentemente normali fare cose straordinarie. Ora concentrati sulle spine della notte. Facciamolo. Sembra quasi un miracolo. Sento già la magia dentro di te. Concentrati su questo e pronuncia la formula magica. Abracadabra. Dritto al punto e con un classico. Bene. Ce l'hai fatta, bravissimo! Shadow, questo dimostra che tu puoi controllare la magia della Dreamlight. Bene, allora non c'è tempo da perdere. Entriamo e vediamo in che stato è questa casa. Che sarà la nostra, per l'appunto, casa. Allora, intanto andiamo qua su Esk. Questa è la fantastica mappa collezione. Ci sono un po' di cose che abbiamo già sbloccato. Perché? Beh, perché mi sono rimasti abiti, credo, acquistati con le pietre luna. Anche se io ho resettato poi il profilo. Perché sono oggetti che si vincolano in realtà all'account, quindi anche resettando il profilo si perdono i progressi fatti in gioco, ma non le robe comprate con le pietre luna. Intanto qui vedo che c'è roba nuova. Pacchetto da sogno Wall-E elegante, sogno Ursula. Sì, vabbè, poi avremo tempo di controllare. Adesso entriamo qua. Una cosa per volta. Ci saranno tantissime missioni secondarie, questo me lo ricordo. Potremmo farle in live, quindi ricordatevi... per l'ennesima volta di supportare questo video. Mi raccomando, e i prossimi, che usciranno. Oh cielo, le spine della notte sono arrivate anche dentro la casa. Che strano. Tutto a un tratto non ricordo più perché siamo entrati qui. Devono essere le spine della notte questa casa? Ok, qua. Esatto, essere vicino a così tante di esse annebbia la mente. La dimenticanza. Devi rimuoverle prima che consumino altri ricordi. Focalizzati di nuovo sulla tua magia, Shadow. Ok, facciamo... pulizia. Questa non è una spina della notte, però. Facciamo pulizia. Oh. Aspetta, mo la piglio. No, siediti. Dopo, Shadow. Dai. Ancora non siamo stanchi, ma appena iniziato. Prendi. E questo è un bel ricordo, direi. Esatto, c'è Topolino. Ok, bene, ci vediamo dopo. Ah, con comodo, Santo cielo, la sfera lucente che hai estratto dalla spina della notte è un ricordo. È come se la nebbia si fosse sollevata e ora posso ricordare una cosa molto importante. Io e Topolino eravamo al castello dei sogni e abbiamo lasciato lì qualcosa di importante. Andiamo a cercarlo. Questo è lo spirito giusto. Certo, non ricordo cosa fosse, ma... un momento, sto ricordando qualcos'altro. Quando il nostro sovrano se n'è andato, sono andati persi alcuni attrezzi reali, sparsi in tutta la valle. Dobbiamo ritrovarli in fretta, sono ricchi di una magia antica e potente. Degli attrezzi reali, se li trovassi forse potrei... aiutare la valle. Hai un cuore puro, Shadow, solo aiutandoci l'un l'altro usciremo fuori da questo terribile caos. Per prima cosa, dobbiamo recuperare la piccozza. Quando giunse l'oblio e il nostro sovrano se ne andò, trovammo la piccozza conficcata in una roccia mal ridotta nella piazza. Ripensandoci, è stato più o meno quando il cielo si è oscurato e le spine della notte hanno invaso la piazza, anche se è tutto un po' confuso, temo.
Nessuno è riuscito a estrarre la picozza dalla roccia, ma nessuno era Teshadow. Questa cosa mi ricorda qualcos'altro, giusto? La spada, la roccia. Ok. Dopotutto non sarebbe la prima volta che qualcuno... Esatto. Estrae qualcosa da una roccia e diviene l'eroe di una leggenda. Estrae la picozza dalla roccia nella piazza. Ho capito? C'è altro? Devi trovare anche degli altri attrezzi reali. La pala, l'annaffiatoio e la canna da pesca. Ti serviranno per ciò che seguirà. Sempre che tu resti con noi. Certo. Magnifico. Dunque, questa sarà la tua casa. Ti servirà un posto sicuro nella valle dove mangiare, dormire e mantenere alto il tuo livello di energia. Ha molto potenziale, un po' mal ridotta e davvero piccola. Siamo positivi noi. Questo è lo spirito giusto. Come una parola sussurrata può evocare una grande magia. Questa casa promette bene. In effetti, credo di ricordare che il sovrano della Dreamlight Valley avesse una casa come questa un tempo. Forse tu gioverai alla valle tanto quanto ha fatto il nostro sovrano, anzi, eccoti qualcosa per cominciare. Se mai dovesse servirti dell'energia extra, lì dentro c'è qualcosa che può darti la carica. Bene, io sarò al castello dei sogni, mi troverai lì quando sei pronto. Quando sarai pronto. Allora, possiamo accedere al menu missioni premendo L o dal menu principale, puoi eseguire una missione anche con T. Ok, quindi se schiacciamo T, mi mette la missione tra quelle seguite, quella seguita. Cioè, sì, avete capito. Decisamente sì. Ok. Da qua possiamo vedere quelle attive, gli attrezzi reali e poi Merlino ti aspetta al castello. La prossima missione è bloccata. Eseguo. Bene. Allora. No, in realtà voglio mettere l'altra. Segui. Esatto. Ah, sì, giusto, ci ha dato anche i... Ci ha dato anche questo. Apriamo. Vediamo cosa c'è dentro. Sedia, mela, cookies. D'accordo. Possiamo recuperare energia. Da quello che ricordo, l'energia per recuperarla basta entrare in casa e poi uscire nuovamente. E si fa in un batter d'occhio, anche perché qua i caricamenti, come vedete, sono decisamente molto più veloci, eh? Allora. Beh, sicuramente si possono rimuovere già un po' di cose. Dobbiamo andare in piazza intanto. Oh. Dobbiamo andare in piazza per estrarre la picozza, se non sbaglio, ok. E poi prendere anche gli altri attrezzi reali. Ok. Abbiamo fatto in tempo e quindi ci aspetta una moneta extra. Apriamo questo e poi vado a cercare gli attrezzi. Tanto questo. Ok, perfetto. Vai, andiamo in piazza. Allora, questo è il pozzo, controlla. Da qui possiamo, sì, in realtà aprire il menu che possiamo fare anche tranquillamente senza bisogno di recarci qua effettivamente, ma qui c'è Paperon de Paperoni. Dove sei, picozza? Eccola. Primo strumento reale. Roccia e minerali, la picozza. Tab per aprire il menu oppure pigiando 5. Così, altrimenti con tab possiamo poi selezionare anche altre cose. E posso schiacciare spazio per rompere, esatto. Ok, oh, bene. Ci sono nuove cose che si apprendono automaticamente quando si ottengono alcuni materiali, quindi assolutamente bisogna raccogliere tutto, ma quello a prescindere in realtà. Sì, spacchiamo un po' di cose. Fiore. Rametti. Anche con i rametti. Roba nuova. Oh, ok. Molto bene. E beh, all'inizio è normale, eh. Dobbiamo sbloccare tutto, quindi ci sta. Tavolino semplice, tanta roba. Ok. Bene. Allora, altri attrezzi reali. Pala nella piazza, quindi la pala deve assolutamente essere da qualche parte qua. Nella piazza, eh? Qui c'è qualcosa. Oh, questo è l'annaffiatoio.
Dovevamo prendere anche questo, quindi ci sta. Annaffiatoio dorato. Bene. Tab. E si innaffia. Andiamo qui. Ah, posso anche piantare il seme? In realtà lo pianto, così poi posso innaffiare tutto. Ok, let's go. Adesso sì. Pala nella piazza e canna da pesca nel prato. Il prato è di là, da quello che ricordo. E questa è la pala, letteralmente. Bene. Lì sappiamo cosa costruiremo, eh? Non però subito. Ecco la pala. Cosa si può mai fare con una pala? Beh, scavare, no? Quindi, così, possiamo togliere quello che c'è sotto. Bene. Ottimo, direi. Qua abbiamo sbloccato altre cose. Sì, lo sapete che io sono un po' paranoico con questi pallini rossi. Li devo togliere assolutamente sempre tutti. Fatemi sapere nei commenti se anche voi lo siete. E andiamo nel prato. Qui c'è un forziere. Apriamo. Soprattutto vanno aperti quelli blu. Perché quelli blu danno le pietre luna. Che è la valuta di questo gioco. La valuta reale. Cioè che si può acquistare con i soldi veri. In sostanza, no? Poi qua abbiamo i minerali. Minerali. Vabbè, poi il forziere blu lo cercherò, eh. Non so se ce n'è tipo uno al giorno o come funziona onestamente questa cosa qui, non me la ricordo, ma di sicuro da qualche parte ci deve essere. Vabbè, la canna da pesca presumo che sia qua. Perché qua ricordo che... Eccola lì. C'era Pippo. Prendiamo i fiori nuovi, ecco perché. Esatto, canna da pesca. Ops, canna da pesca. Scegli la tua storia. Segui rapidamente le nuove missioni. Ok. Spedizione di pesca, missione iniziata. Hai trovato una canna da pesca rotta. Trova la persona a cui appartiene. Direi che sappiamo già a chi appartiene. E sì, è una missione principale, quindi facciamola. Oh, l'energia sta finendo. Dovrò poi rientrare in casa perché non intendo sprecare il cibo per il momento. Ahaha. Pippo, facciamo una chiacchierata? Sì. Non penso che parlerò con la sua voce, non mi riesce. Vuoi dare via questi oggetti? Eh beh, per forza, direi. Coach, una faccia nuova? Tu non sei un estraneo del tipo spaventoso, vero? Sei solo un nuovo amico, giusto? Sei solo. Certo che sono un amico. Forse posso fare un po' paura. Sono qui per aiutare. Certo. Fiu, questo mi rassicura. Era molto tempo che non vedevo nessun altro. Aspettavo che arrivasse qualcuno sin da quando il cielo è diventato scuro e sono spuntate le spine della notte. Ora però ci sei tu. Saremo ottimi amici, ne sono certo. Ah, se non vado troppo di fretta. Accipicchia. Ci sono così tante cose che voglio mostrarti. Mi riesce un po' male la sua voce e comunque faccio fatica. C'è la mia bancarella, dovremmo dargli una pulita però. Possiamo anche andare a pesca, certo, dovrò trovare la mia canna da pesca fortunata. Rallenta, Pippo, credo di aver già trovato la tua canna da pesca. C'è solo un problema, sembra rotta. Grazie, Shadow. Ora vado, ora fammi vedere. Oh, era solo bloccata dalle alghe, ora è a posto però. Sai che ti dico? Ora che ho recuperato la mia canna da pesca fortunata, ti dirò quella che ho trovato dopo l'oblio. Ti darò quella che ho trovato dopo l'oblio, così potremo pescare insieme. Credo che appartenesse al nostro vecchio sovrano. Ahio. Ehi, guarda, sembra che tu le piaccia. Davvero? Perché sono magico, ovviamente. Deve essere così, in effetti sembri piuttosto magico. Bene, ecco fatto, è tutta tua. Eccoti anche un bel cappello per farti avere l'aspetto di un vero pescatore. Addirittura. Grazie, Pippo. Che ne pensi del cappello? Piuttosto elegante, eh? È carino, carino, non esageriamo. Per Bacco, sono felice che ti piaccia. Bene, lascia che ti mostri come usare la tua nuova canna da pesca. Ah, mi sono ricordato adesso. Il personaggio in realtà l'ho fatto un po' diverso. Forse esteticamente, tipo, gli occhi sì, uguali. La corporatura uguale, però i capelli erano lunghi perché volevo somigliare alla bestia di La Bella e la Bestia. Ok, cioè la bestia
quando poi si trasforma in umano, insomma, penso si capisse. Ok, allora, stessa cosa per la canna da pesca, quindi tab e poi selezioniamo. Sincronizzazione al tempo reale effettuata. Ogni giorno è sincronizzato con la tua ora. I personaggi seguiranno il loro orario. Assicurati di tornare ogni giorno per scoprire nuovi oggetti. Ok. Beh. Bene. Allora. A pesca nella valle. Tieni premuto spazio per lanciare la lenza. Mira l'increspatura. Premi tasto sinistro quando... Sì, il cerchio è sul verde. Ok. Facciamo subito una prova. Ops. Mangia del cibo... Vado un attimo a casa perché, ripeto, non voglio sprecare quel poco cibo che ho attualmente. Andiamo a riposare, Shadow. Sei già stanco, maledizione. Esatto. Pippo Stalker, intanto, che mi segue ovunque, anche dentro casa. Torniamo al laghetto. Oh, c'era questo qui dietro. E mo come ci arrivo lì? Ah, di qua. No, ho sbagliato. Meglio. Ok. Sacchettino da aprire. Nuova ricetta. Oh yeah. Grazie. Altro scrigno. Dopo apriremo tutto. Non vi preoccupate. Adesso accumulo. Scrigno piccolo verde. Questa volta. E finalmente eccoci. Tengo premuto. Lancio. Ok. Voilà. Ah beh, giusto, perché tipo il pesce un po' più raro. C'era il cerchietto arancione. Pesce gatto, attenzione. Sei fiero di me, Pippo? Incredibile, è un vero talento, Shadow. È stato divertente. Lo è davvero ed è anche utile. Puoi vendere i tuoi pesci alla mia bancarella appena l'avremo riaperta, certo. Arrivederci. Arrivederci. Allora, ricordo che c'erano delle cose da raccogliere, tipo... Ricordi per lo più. Vediamo se riusciamo a trovarne qualcuno. L'inventario pieno. Ops. Inventario. Apriamo intanto. Sacco di abiti. Bene. Così liberiamo anche lo spazio. Perfetto. Poi ci sono un po' di cose ovviamente da vendere, ma lo faremo. E c'è anche da espandere. Sì, ci vogliono solo un bel po' di soldi. Ok. Oddio, in realtà non so se questo è un ricordo. Ah no, libro di ricette addirittura. Ok, va bene, ci sta, perfetto. Sì, avevo visto una crepa strana, ecco perché ho scavato. Questo è un ricordo. Vero? Vero. Ho sempre pensato che questo sarebbe il luogo ideale per un giardino. Ci sta. Allora, qui abbiamo intanto completato alcune missioni giornaliere. Assolutamente bisogna... raccattare sta roba. Ci sarà dell'altro. Però adesso non mi voglio perdere troppo nell'esplorazione. Anche perché è una cosa che possiamo tranquillamente fare anche in live. O comunque nei prossimi episodi. Poi un po' alla volta si riuscirà a fare qualcosa. Credetemi. Adesso segui Pippo fino alla bancarella. Ecco la bancarella. Ecco un altro forziere. E lì c'è anche un ricordo, mi sa. O è solamente per abbellimento quella cosa lì. Vediamo. Salve. Intanto parliamo con lui. Coach, sembra in uno stato peggiore di quanto credessi, ma non importa. La compagnia di costruzione di Paperone può sistemare tutto. Puoi usare il cartello per chiamarlo. Ah, giusto, sì, è vero. C'era poi il discorso del potenziamento con Paperone. Esatto, no, questo lo ricordo, perfetto. Andiamo. Ne avrò dimenticati sicuramente altri, prima in giro, ma ci sta. Vediamo. Una divertente rivalità ultimamente. Paperone non riesce a capire come mai la bancarella di Pippo abbia così tanto successo. Pippo ha iniziato cercando di aiutare e le cose sono andate in modo buffo, come accade sempre con Pippo. Ok. Allora. Mi sa che la prima volta sarà gratis, poi no. È giunto il momento che Pippo sistemi questo posto. Sono felice che abbia il tuo aiuto. Ora diamoci da fare. Pippo può avere questa bancarella gratis, visto che la valle ne ha bisogno. Ma non sarò così generoso la prossima volta. Cosa ne dici? Ci sta. Ora la bancarella di Pippo è aperta. Se vedi un'altra proprietà che ti interessa, non esitare a farmelo sapere. Raggiungi semplicemente il cartello che ha accanto. Eccola qua.
Ne avevo fatti di potenziamenti al tempo, avevo comprato altre bancarelle, ma tempo al tempo. Ok, svolge attività, vendi, acquista, eccetera, eccetera. Parla con Pippo, dov'è Pippo? Pippo, abbiamo aperto la tua bancarella e tu non ci sei? Ma è andato via, Pippo. È là nella piazza, l'ho visto. Bricconcello. Ok. È bello vederti. Grazie di tutto, Shadow. Hai trovato la mia canna da pesca. Mi hai aiutato a sistemare la bancarella. Sei un vero amico. Qualunque cosa per aiutare il villaggio. Beh, sappi che lo apprezziamo molto, Shadow. In effetti, eccoti qualcosa per aiutare la valle ancora di più. Si tratta di un campione gratuito di alcuni dei semi che vendo nel prato. Abbiamo spazio? Credo di sì. Sì. Ho sempre nuova merce alla bancarella, quindi passa a trovarmi quando vuoi. Anzi, potresti addirittura investire per aiutarmi a renderla ancora migliore. Così potrei vendere ancora più tipi di semi. Chiaro, ma non adesso, amico. Non ora, not today. E qua iniziano poi le missioni amicizia, che sono quelle appunto secondarie. E non solo quelle, ce ne saranno tante tante altre. Mamma mia, era pieno di missioni secondarie. Prima di andare a parlare con Merlino, parliamo anche con Paperon de Paperoni, già che siamo qui. Così prendiamo la sua missione. Oh oh, mi hai spaventato. Non sai che non ci si avvicina di soppiatto a qualcuno mentre contempla i suoi investimenti? Oh, mi chiamo Shadow e beh, tu sei Paperon de Paperoni. Incarne più, bisogna stare al passo con gli affari. Anche se i miei affari non vanno bene ultimamente, guarda il mio negozio. L'intero villaggio è in pessimo stato, in effetti, non solo il tuo negozio. Può darsi, ma non bisogna perdere le speranze. I veri visionari vedono opportunità ad ogni angolo. Dopo che il cielo si è oscurato, la maggior parte degli abitanti del villaggio se l'è data a gambe. I clienti hanno iniziato a essere sempre meno, finché non è venuto più nessuno, ma non ricordo dove siano andati tutti. So di essere rimasto per occuparmi del mio negozio e del mio denaro, naturalmente. Poi, le spine della notte mi ci hanno bloccato dentro e non ricordo cosa è accaduto dopo. Come accade quando le luci si riflette sull'oro, però, inizio a ricordare com'era il villaggio e quante opportunità di investimento offriva. Nella vita c'è più del denaro, sicuramente. Mi piacerebbe partecipare a questo investimento. Voglio solo aiutare il villaggio. Niente aiuterà il villaggio più velocemente di qualche oculato investimento. Una comunità non può prosperare senza. Ho capito. Ho un affare da proporti, Shadow. Se mi aiuti ad accumulare abbastanza monete nella stella per rimettere in sesto il mio negozio, io mi assicurerò che sia rifornito di tutto ciò che ti serve per ripristinare la valle. Vedo che hai già aiutato Pippo a tornare in affari. È stato gentile da parte tua, gli voglio molto bene, ma non è molto portato per gli affari. Quando sarai pronto a investire nella grande riapertura della mia attività, troverai il mio cartello accanto al mio negozio. Ok, accedi alla mappa M, la mappa ti mostra la posizione del personaggio, ok, seleziona il castello o un tasto scorciatoio T per raggiungere velocemente i luoghi disponibili. Chiaro. Vediamo quanto serve per aprire il negozio. 1000. Ah, ci siamo in realtà abbastanza vicini. Se vendo qualcosa sicuramente lo posso aprire, ma non adesso, magari lo faremo nel prossimo episodio. Allora, qui abbiamo un po' di roba da poter piantare. 5000 già inizia a costare un botto, ma poi farmerò con il metodo che vi ho mostrato in una mia guida appunto su Disney Dreamlight Valley, su come fare monete stella, se vi interessa. Monete stella si chiama? Se vi interessa comunque dategli un'occhiata, perché insomma a scanso di equivoci dovrebbe ancora essere valido. Sì, quello con le carote e con l'orto. Parliamo con Merlinus. Shadow, questo è il castello dei sogni. Serba molti segreti. Al diavolo. Non riesco a ricordare cosa ci sia all'interno. Scommetto che dentro al castello troveremo la chiave per salvare la valle. Esattamente, il castello è pieno di misteri e meraviglie. Se vogliamo riportare la Dreamlight Valley al suo antico splendore, dobbiamo entrare. Quindi entriamo. Più facile a dirsi che a farsi, Shadow. Le spine della notte che ricoprono il castello dei sogni non somigliano a nulla che tu abbia mai visto prima. Sono più forti, ci vorrà una quantità maggiore della tua magia per sconfiggerle. Seguimi, ci sono ancora molte cose da mostrarti. Aspetta, parla ancora. Perché abbiamo l'altra missione da consegnare. Per Bacco hai estratto la piccozza dalla roccia. Oh, guarda, ora che la piccozza incantata è di nuovo nelle mani di una persona degna, l'orribile oscurità che ha avvolto la valle tanto a lungo è finalmente scomparsa. Chiamami l'eroe della Dreamlight Valley. Sto solo cercando di aiutare, cosa devo fare ora? L'eroe della Dreamlight Valley mi sembra ancora un po' troppo presto. Splendido, questo dice molto sul tuo carattere. Sì, vedo molte grandi gesta nel tuo futuro. Inoltre gli attrezzi reali ti aiuteranno. La piccozza può essere impugnata solo da chi ne è degno e tu lo sai di certo. Nelle tue mani spaccherà le rocce con un sol colpo. L'annaffiatoio non ha bisogno... Non proprio un sol colpo. Non ha bisogno di essere riempito.
accelererà la crescita delle raccolte e manterrà tutte le piante in salute. La canna da pesca non ha bisogno di esche e non si impiglia mai. Puoi usarla per pescare quel che c'è in fondo al mare più profondo o allo stagno più basso. Per quanto riguarda la pala, beh, è solo una pala. Una pala molto buona, però. Ti servirà per il giardinaggio e per trovare degli oggetti nascosti nel terreno della valle. Spero che tu sia pronto, perché il tuo destino è portare grandi cambiamenti nella Dreamlight Valley. La valle mi piace così com'è. No, ok, no. Bene, tutto in realtà, cioè, mi piace, però. Chiaramente dobbiamo fare pulizia. Bene, tutto è nelle tue mani. Hai già iniziato il tuo viaggio. Infatti, grazie a te, mi sto ricordando com'era un tempo la Dreamlight Valley e come potrà essere in futuro. Abbiamo perso molto, sai, non solo ricordi e attrezzi, ma anche magia e amicizia. Quelli che sono restati quando è iniziato l'oblio sono stati sparpagliati, alcuni persino intrappolati. Dovresti proprio esplorare la valle, Shadow. Ci sono ancora degli abitanti che hanno bisogno del tuo aiuto. Ora vai, trovali e in fretta. Nuovo livello. Esatto, Pippo. Perfetto, guadagni esperienza. Sì. Attrezzi reali completata. Allora, direi che possiamo parlare con lui. Tutto nella Dreamlight Valley è fatto di Dreamlight. E ciò che fa scintillare tutto e tutti, persino un mago come me. Man mano che l'oblio è calato sulla valle, però, la Dreamlight è diventata sempre più scarsa. Da quando sei arrivato tu, invece, la magia ha iniziato a tornare. La magia è collegata a me? Devo usarla con criterio, voglio renderla più forte. Non mi sento molto magico. Sembra quasi che si possano dare delle risposte da personaggio cattivo, però noi non lo faremo, ovviamente. Finché serberai un tale desiderio nel cuore, non hai nulla da temere. La magia della Dreamlight diventa più forte attraverso atti d'amicizia ed amore, azioni semplici come rimuovere le spine della notte o fare amicizia con me. Guarda nel pozzo e scoprirai i vari compiti che cresceranno. Creeranno più Dreamlight. Visto che hai già trovato tutti gli attrezzi reali, il pozzo dei desideri reagisce ai tuoi nuovi poteri. Dovremmo iniziare semplicemente, però. Guarda nel pozzo per scoprire di cosa ha bisogno la valle. Anche gli incarichi più semplici porteranno grandi cambiamenti e aiuteranno a mettere fine all'oblio. Basta che siano fatti nel nome dell'amore e dell'amicizia. Ora, quando avrai raccolto abbastanza Dreamlight per rimuovere quelle orribili spine della notte dal castello, torna da me. Nemmeno io avrei saputo. Ok, i compiti Dreamlight sono brevi incarichi da svolgere nella valle. Quando avrai finito, otterrai Dreamlight dal menu Dreamlight. Aprilo con L. Usa Dreamlight per ricostruire la valle. Chiaro. Questo me lo ricordavo. Esattamente. Compiti Dreamlight, infatti, che sono poi, chiamiamole anche missioni giornaliere, perlomeno alcune. Poi non so se tutte. No, tutte no. No, decisamente no. Vanno fatte una volta. Questi sono i compiti giornalieri, forse? Può darsi. Vabbè, in ogni caso, sono i compiti che ci serviranno per accumulare Dreamlight per poi aprire il castello dei sogni. Detto questo, amici, direi che per questo primo video è tutto. Ci rivediamo nel prossimo, dove, farò qualcosa decisamente. Avrò sicuramente farmato magari un po' di robetta. Avrò probabilmente anche accumulato un po' di Dreamlight, perché è necessario farlo. Non so se riuscirò ad arrivare a 2000 insieme, o magari lo faremo insieme proprio nel prossimo video, ma sta di fatto che, per questo primo episodio, chiamiamolo episodio, mi ritengo soddisfatto. Alla prossima! Ma dai, belloccio. Assomiglia.